quando ha fatto la prima partita da squalificato ha detto ma l'importante è che mi ascoltino in settimana i ragazzi, durante la partita l'allenatore può anche non servire. In realtà mi sembra che serva, perché due partite, due vittorie e un'altra vittoria importante. No, questa non era facile, soprattutto dopo che abbiamo sbagliato il rigore, dare equilibrio alla testa non era facile. I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, potevamo chiuderla prima, potevamo fare meglio sicuramente in palleggio. La frenesia ci ha portato a essere un po' confusionari, però andiamo avanti con quello che abbiamo fatto, con quello che dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto delle risposte importanti oggi di gruppo e soprattutto anche di qualità individuali importanti. Mi permetto di dire che insomma dopo il rigore sbagliato da Desi poteva esserci una sorta di scoramento, no? Invece anche in questo caso il Padova ha reagito bene, è rimasto in partita al di là magari di qualche minuto in cui è sembrato essersi un po' abbassato. Sì, beh, dopo ci sono anche delle circostanze dove l'avversario ti mette in condizione di abbassarti, di non avere più il dominio del gioco, però se andiamo ad analizzare bene tutta la partita, non voglio dire che non c'è stata mai storia, però la partita non doveva neanche finire 2-1, doveva finire 2-0 e chiusa lì. Si è un po' arrabbiato per il rigore, che magari dopo il 2-0 uno inizia a rilassarsi, dopo subito tac, non puoi mai rilassarti, specialmente se ti chiami Padova. Per questa è una cosa che probabilmente ci porteremo un po' dietro. No, assolutamente, assolutamente. Infatti mi ha dato molto fastidio, anche perché loro hanno fatto una partita attenta. Prendere gol così, eravamo in copertura, eravamo anche in superiorità numerica. Ripeto, dai, va bene, ingoiamo questo rospo del gol subito, però l'importante è la prestazione. A me mi conforta la prestazione sempre, per la quale dopo dobbiamo lavorare su di essa, quindi la prestazione c'è. I ragazzi hanno già memorizzato sotto certi aspetti il progetto tecnico e quindi va bene. Sono delle idee, si vedono, la squadra che si applica e prova a metterle in pratica. Tantissime volte il Padova è andato con tanti uomini nell'area di rigore avversario, non si vedeva da tempo, insomma quando si gioca così poi il gol prima o poi arriva. Sì, no, dobbiamo stare un po' più tranquilli, un po' più calmi, non affrettare, non entrare in quella frenesia che ti può portare a fare delle scelte sbagliate nel passaggio e nella velocità di palla, però stiamo migliorando e sicuramente dopo l'inizio del secondo tempo la Juve si è messa lì dietro con 9 uomini, quindi non era facile, però abbiamo cercato con raddrezza di fare una qualcosina in più da trequartista, però le chiusure, noi abbiamo mosso palla poco velocemente, invece dobbiamo avere palla più veloce, essere più intraprendenti e meno ambiziosi, insomma. Però devo dire che loro sono chiusi bene, quindi alla fine portiamo via questi 3 punti meritati, continuiamo con questa voglia, con questa determinazione, perché comunque sotto l'aspetto agonistico non dobbiamo mai mancare, da questo punto di vista sono contento. Una gioia particolare insomma per gli autori dei 2 gol, perché insomma erano al loro primo gol, sono al loro primo gol con la maglia del Padova. Fin dal primo momento si sono molto applicati, sono 2 ragazzi molto interessanti. Liguori tra l'altro insomma ha fatto 12 gol l'anno scorso, sta andando in cerca di conferme. Cretella sta proprio sbocciando. Sì, sì, no. Cretella ha delle qualità importanti, credo che sia uno dei centrocampisti di questo girone più completo, senza togliere niente a nessun altro, però un ragazzo c'ha personalità, c'ha qualità, c'ha tecnica, non si risparmia, quindi è un bravo ragazzo che non guasta. Senta, concludo con una domanda classica. Allora, cosa non le è piaciuto? Il rigore subito l'abbiamo capito. Cosa le è piaciuto? Le ho chiesto anche contro il Vicenza, le chiedo anche stasera, cosa le è piaciuto di più di questa squadra? Ma l'ho detto, il furore agonistico che ci sta mettendo, non possiamo pensare di non giocare con questa mentalità. Se poi noi siamo più bravi tecnicamente e tatticamente, con l'applicazione, con la tensione e con la voglia di non far giocare l'avversario, allora possiamo dire la nostra, e quello è una prerogativa che dobbiamo portare sino alla fine del campionato. Mentalmente quanto è importante aver vinto stasera dopo il derby?
aver dato continuità a quei tre punti, a quella prestazione, a quella vittoria. Sì, è una partita trappola questa qua, però l'abbiamo superata bene, sono contento. Diamo respiro anche alla classifica. Generalmente non guardo mai la classifica, però sono tre punti importanti dove i ragazzi con questi sei punti devono credere ancora di più in quello che stanno facendo. E questo lo stanno dimostrando, perché se no non c'è questa voglia di cercare di far di più. Stiamo squarciando un po' alla volta questo velo di scetticismo, no? No, come ho detto l'altro giorno, l'altra settimana, dobbiamo essere noi a trascinare con entusiasmo il nostro pubblico. È chiaro che dopo anche loro ricambieranno sicuramente, perché la passione dei padovani verso il Padova non la scopro di certo io, quindi dobbiamo continuare con questa mentalità, cercando di, con l'entusiasmo, di far ritornare la voglia di venire al campo padovano, la voglia di partecipare insieme a noi alle vittorie e al cercare di giocare sempre per vincere.